quando entrò per la prima volta a Gaza con l'esercito inviato da Netanyahu per smantellare la fitta rete di tunnel che Hamas aveva scavato per nascondere i suoi combattenti e intrufolarsi nel territorio israeliano, racconta il Financial Times, Eyal aveva 26 anni. 9 anni dopo sta aspettando che Netanyahu ce lo rimandi di nuovo, sempre a combattere contro lo stesso nemico. Ma questa volta, sottolinea il Times, Eyal sa esattamente cosa sta aspettando lui e i suoi compagni. Un incubo, tranne che è reale, avrebbe affermato il soldato israeliano. Tutto ciò che tocchi potrebbe essere una bomba. Chiunque vedi potrebbe essere un terrorista. Ogni passo potrebbe essere l'ultimo. Non prova a indorare la pillola neanche l'ex primo ministro Ehud Olmert, che a suo tempo, nel 2008, fu il primo a inviare l'esercito via terra dentro Gaza e secondo il quale oggi ad attendere i soldati israeliani ci sarebbe tutto quello che si può immaginare e anche peggio. Visto il flop colossale della tanto decantata intelligence israeliana, infatti, difficile escludere che gli israeliani possano imbattersi in nuovi razzi ben più grandi e potenti e nuove armi anticarro con cui non abbiamo familiarità. Il problema, poi, sottolinea il Financial Times, è che a differenza che nell'operazione Piombo Fuso, che aveva come unico obiettivo appunto la distruzione dei tunnel scavati dai miliziani e solo in alcuni punti strategici, ora l'obiettivo sarebbe niente po' di meno che estirpare Hamas in toto, una missione così complessa e impegnativa che non è chiaro quanto tempo impiegherà e quante vite, sia israeliane che palestinesi, potrebbe costare. Da quando i soldati israeliani sono entrati a Gaza via terra l'ultima volta nel 2014, continua il Times, Hamas ha accumulato un formidabile arsenale di razzi e ha costruito quella che ha ribattezzato la metropolitana di Gaza, un reticolo inestricabile di tunnel e depositi sotterranei che si estende per centinaia di chilometri e che permette ai miliziani, che nel frattempo si sono addestrati al meglio per i combattimenti urbani, a spostare armi e uomini senza essere scoperti. Secondo quanto riportato dal Washington Post, l'operazione di sabato è stata preparata nell'arco di poco meno di 2 anni e così anche le trappole che attendono gli israeliani qualora si avventurassero in un'invasione via terra. Prima che le forze israeliane possano raggiungere le roccaforti urbane di Hamas, specifica il Times, dovranno violare una serie di linee difensive che includeranno mine, luoghi di imboscate e bersagli di mortaio. Mortai pesanti, mitragliatrici, armi anticarro, cecchini e attentatori suicidi sono pronti ad accoglierli alla periferia delle città di Gaza. La questione si riduce a una cosa, avrebbe dichiarato Olmert. Siamo pronti a intraprendere un'azione che comporterà un grande rischio per i soldati israeliani? O sceglieremo una strategia che causerà la tragica morte di un numero maggiore di persone non coinvolte? Da quello che so dell'opinione pubblica israeliana in questo momento, la spinta sarà quella di correre meno rischi possibile. Il riferimento, ovviamente, è ai bombardamenti aerei, che difficilmente però possono cogliere l'obiettivo dichiarato di decapitare una volta per tutte Hamas. Per farlo dovrebbero radere al suolo letteralmente tutto. Gli altri paesi arabi permetteranno che avvenga senza muovere foglia? La pianificazione dell'operazione ha richiesto fino a 2 anni, secondo diversi resoconti dei leader di Hamas, scrive Al Jazeera, e la profondità e la portata dell'attacco non hanno precedenti e hanno colto Israele di sorpresa. La domanda è, si chiede la testata qatariota, perché proprio adesso? Ovviamente ce lo siamo chiesti un po' tutti. Secondo Al Jazeera, la mossa di Hamas è stata innescata da 3 fattori. Il primo sarebbero le politiche del governo israeliano nei confronti dei coloni in Cisgiordania.
Il governo Netanyahu, infatti, ha optato in modo esplicito e plateale per la copertura totale di qualsiasi genere di crimine commesso dai suoi coloni, scatenando così l'ira della popolazione palestinese, che è alla disperata ricerca di una rappresentanza politica che, al contrario dell'autorità nazionale palestinese, considerata e non a torto totalmente connivente, trovi la forza di reagire. Inoltre, come abbiamo già anticipato in alcuni video precedenti, l'ondata di rabbia scatenata da questa escalation di prepotenza suprematista e coloniale ha reso necessario lo spostamento delle forze israeliane dal sud al nord per proteggere gli insediamenti, offrendo così ad Hamas un'opportunità enorme. In secondo luogo, continua Al Jazeera, la leadership di Hamas si è sentita obbligata ad agire a causa dell'accelerazione della normalizzazione dei rapporti tra paesi arabi e israeliani. Secondo Al Jazeera, negli ultimi anni questo processo, infatti, avrebbe ulteriormente diminuito l'importanza della questione palestinese per i leader arabi, che sono diventati meno propensi a fare pressioni su Israele su questo piano. Il riferimento ovviamente in particolare agli accordi di Abramo e all'avvicinamento tra israeliani e sauditi che, sottolinea Al Jazeera, avrebbe rappresentato un punto di svolta nel conflitto arabo-israeliano che avrebbe allontanato ancora di più le già flebili possibilità di approdare un giorno sul serio alla soluzione dei due stati. Il terzo e ultimo punto del mini catalogo di Al Jazeera, infine, avrebbe a che fare con i rapporti con l'Iran, che sono meno lineari di quanto spesso si supponga. Intanto, come saprete, Hamas è un'organizzazione sunnita. Ciononostante, effettivamente, a partire dal 2006, quando Hamas vince regolarmente le elezioni prima e comincia ad amministrare la striscia di Gaza poi, il sostegno del regime di Teheran diventa essenziale. Gli aiuti internazionali, infatti, nel frattempo si sono sciolti come neve al sole. Non sia mai che a Gaza si abituino troppo bene e diventino dei fannulloni come tutti i percettori del reddito di cittadinanza. L'autorità nazionale palestinese a Gaza si ritrova così sull'orlo della bancarotta e a metterci una pezza sono proprio gli iraniani, che però non sempre vengono ricambiati. Ad esempio, quando 5 anni dopo scoppia la guerra mondiale per procura in Siria e Hamas e Iran si piazzano sui lati opposti della barricata, dalla parte di Assad e gli iraniani, da quella delle organizzazioni jihadiste sunnite che puntano al cambio di regime Hamas, nonostante Assad stesso li ospitasse da anni a Damasco. Forse speravano di venire anche loro candidati al Nobel per la pace come gli amici di Al-Nusra. E invece, ma che? Rimangono fregati. Agli occhi degli occidentali, inspiegabilmente, continuano comunque ad essere sempre solo un'organizzazione terroristica. E anche a quelli iraniani, da lì in avanti, proprio simpaticissimi, non devono essere sembrati. Ed ecco così che gli aiuti vengono sospesi. Hamas allora trova un altro sponsor ufficiale nel Qatar, dove trasferisce il suo quartier generale. Poco dopo, però, perde un altro dei suoi alleati fondamentali, l'Egitto dei Fratelli Musulmani. Grazie ai rapporti con Mubarak prima e Morsi dopo, infatti Hamas gestiva un traffico fiorente con l'Egitto attraverso il valico di Rafah, una valvola di sfogo fondamentale che però viene completamente a mancare quando nel luglio del 2013 Morsi viene deposto attraverso il colpo di Stato perpetrato dal suo stesso ministro della difesa, il generale Al-Sisi. Gli uomini di Hamas allora tornano col cappello in mano a Teheran, che prima fa un po' il prezioso, ma alla fine cede. Da allora l'Iran è tornato ad essere lo sponsor principale del movimento palestinese. E dopo l'Iran, Hamas ha ricucito i rapporti anche con la seconda milizia di Gaza, la Jihad Islamica Palestinese, legata a doppio filo appunto a Teheran, e poi anche con Hezbollah, e infine addirittura con Damasco, dove nell'ottobre del 2022 si è recata in pompa magna con una nutrita delegazione. Sono tutti movimenti tellurici che da un po' di tempo a questa parte stanno attraversando tutti i paesi musulmani dell'area e a tratti sembrano far intravedere la possibilità di un lento e faticoso percorso di riconciliazione. Movimenti tellurici che, sostiene Al Jazeera, avrebbero rafforzato Hamas più del previsto, permettendole di arrivare attrezzata a questo ultimo appuntamento. A nostro avviso, però, in realtà, al tricalogo di Al Jazeera manca un punto essenziale. Il contesto generale, proprio generale e generale intendo, quello che vi raccontiamo un giorno sì e l'altro pure, il declino del nord globale
e lo spostamento graduale, e a volte manco più di tanto, dei rapporti di forza verso un nuovo ordine, dove quella delle potenze ex o ancora attualmente coloniali non sia più l'unica voce a contare davvero. Il punto è che ovviamente Hamas sapeva benissimo che Israele non avrebbe potuto che reagire con fermezza all'operazione scattata sabato scorso. E però sapeva benissimo anche che Israele a quel punto si sarebbe trovata di fronte appunto al grande dilemma. Incursione via terra da un lato, che è paradossalmente relativamente meno devastante in termini di perdite civili, ma appunto sottopone le forze armate israeliane a enormi rischi, o una bella campagna aerea di bombe democratiche per salvare i valori occidentali dall'altro, che è a rischio quasi zero, ma implica un massacro di dimensioni inaudite. Come ha detto Olmert, ovviamente la seconda opzione sarebbe quella più naturale, e quella che trasformerebbe una vittoria della resistenza in una sorta di carneficina autoindotta. Un'opzione che però ovviamente comunque un costo politico per Israele ce l'avrebbe come, perché imporrebbe ai vicini arabi, dove ricordiamo l'opinione pubblica è per la stragrande maggioranza ovviamente ultra solidale con la causa palestinese, di condannare il regime sionista e molto probabilmente pure di non limitarsi a farlo soltanto a chiacchiere. Ovviamente è proprio in chiave di deterrenza contro questa reazione che gli USA si sono affrettati a mostrare i muscoli, in particolare grazie all'invio di due gruppi di portaerei nel Mediterraneo orientale, come parte di uno sforzo, sottolinea giustamente il Wall Street Journal, per dissuadere l'Iran e il suo protetto libanese, Hezbollah, dall'unirsi al conflitto e dallo scatenare potenzialmente una guerra regionale che potrebbe coinvolgere, oltre all'Iran, anche le altre nazioni del Golfo Persico. E qui però arriviamo finalmente al punto. Perché siamo proprio sicuri che gli USA, anche col sostegno dei loro alleati, volendo, siano ancora oggi in grado di esercitarla fino in fondo tutta questa deterrenza? Insomma, come si chiede William Van Wagenen su The Cradle, Ucraina versus Israele. Può l'Occidente armare entrambi? Israele, scrive Van Wagenen, avrà bisogno del sostegno degli Stati Uniti per sopravvivere allo scontro con la resistenza palestinese e i suoi alleati regionali, già collaudati in battaglia. Ma competerà direttamente con l'Ucraina, alleata degli Stati Uniti, per le armi e i fondi occidentali in continua diminuzione. Van Wagenen ricorda come già nel 2006 fronteggiarsi con la sola Hezbollah per Israele non fu esattamente una passeggiata di piacere. Secondo Matt Matthew del Combat Studies Institute dell'esercito americano, riporta Van Wagenen, Israele si rivelò in realtà tristemente impreparato a combattere una vera guerra di quel tipo. E il capo del Mossad, Meir Dagan, e il capo dello Shin Bet, Yuval Diskin, dissero apertamente all'allora primo ministro Ehud Olmert che la guerra è stata una catastrofe nazionale e Israele ha subito un duro colpo. Per combattere quella guerra, Israele infatti fu costretta a chiedere di poter accedere alle scorte del War Reserve Stock Allies, le scorte che gli USA immagazzinano in Israele, just in case. Ma nel giro di soli 10 giorni di combattimenti, ricorda Van Wagenen, Israele arrivò ad utilizzarne la gran parte. 8 anni dopo, Israele si ritrova muso a muso con Hamas e di nuovo, nonostante la sproporzione in ballo, per portare a casa la pagnotta, eccolo costretto a ridare fondo sempre alle stesse scorte. E oggi, sostiene Van Wagenen, se l'asse della resistenza deciderà e riuscirà davvero a compiere un'unificazione dei fronti, le guerre del 2006 e del 2014 appariranno passeggiate di piacere. Come ha dichiarato un paio di giorni fa il Wall Street Journal, David Wurmer, consigliere per il Medio Oriente dell'ex vicepresidente Dick Cheney, lo scenario da incubo per gli israeliani è che per una settimana o due abbattano dai 6 ai 10 mila missili di Hamas e poi non gli rimanga più nulla per fermare i missili di Hezbollah. Ma non solo, perché se anche l'Iran a un certo punto dovesse decidere di unirsi al conflitto, allora sì che sarebbero dolori. Come ricorda sempre Van Wagenen, infatti, Stati Uniti e Israele parlano continuamente della minaccia rappresentata dal programma nucleare iraniano, ma raramente menzionano la minaccia ben più immediata e concreta rappresentata dal suo fiorente programma missilistico convenzionale. Insomma, nonostante le portaerei giganti e i fantomatici imbattibili caccia americani, in realtà ce n'è a sufficienza per impegnare gli USA in una potenziale guerra lunga e costosissima, prima ancora di essersi ripresi dalle scoppole
che ormai da un po' non fanno che raccogliere sul fronte della guerra per procura della NATO contro la Russia in Ucraina. Come scrive sempre Van Wagenen, insomma, mentre la pila dei recenti fallimenti da parte degli Stati Uniti continua a crescere, la sua capacità deterrente potrebbe non essere esattamente in grado di mantenere un po' di ordine con un po' di paura. Morale, conclude Van Wagenen, dichiarando guerra totale alla popolazione civile di Gaza, Israele ha già iniziato una lotta che potrebbe non essere in grado di terminare. Per Tel Aviv, Gaza è sempre stata un frutto a portata di mano, il sacco da box che cerca quando ha bisogno di sembrare dura. Ma oggi un passo falso, un missile mal puntato, un passo troppo lontano, e Israele si potrebbe trovare ad affrontare una guerra regionale alla quale potrebbe non essere in grado di resistere per un periodo di tempo significativo. Qualche settimana fa, con un pronostico degno del migliore Piero Fassino, avevamo espresso la speranza che di fronte ai nuovi equilibri che si stanno consolidando in Medio Oriente, dopo la storica riapertura del dialogo tra Iran e Arabia Saudita mediata dalla Cina, e di fronte all'impossibilità per gli USA di garantire a chi che sia la sicurezza nell'area, anche Israele, magari grazie alla mediazione proprio della Russia, che considera a ragione un interlocutore affidabile, sarebbe potuto un giorno scendere a più miti consigli e sarebbe potuto essere tentato di provare a trovare una soluzione ai suoi legittimi problemi di sicurezza attraverso il dialogo con gli ex nemici regionali, da ribrandizzare come partner. Da quell'equazione, come dei Jack Sullivan qualsiasi, avevamo tenuto fuori colpevolmente la questione palestinese. L'azione di Hamas e del resto della resistenza palestinese ci ha ricordato drammaticamente che a farsi cancellare definitivamente dalla storia per ora non si sono ancora rassegnati. L'unica via realistica per uscire da tutta questa faccenda, senza imbarcarsi in altri 20 anni di destabilizzazione totale dell'area, potrebbe essere proprio ripartire da quel ragionamento, ma con in più, appunto, una soluzione finalmente ragionevole e dignitosa per la questione palestinese. Come d'altronde, molto più saggiamente di noi, non si sono mai stancati di dire i cinesi. Ogni crisi è anche un'opportunità, non rinunciamo a coglierla e restiamo umani. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Benjamin Netanyahu. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.